Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Oggi inizio questo vlog che è praticamente tardissimo, sono le 14, però da stamattina ho pulito, insomma ci ho avuto da fare e poi sinceramente non ho fatto nulla di che, appunto sono stata a casa, ho pulito sempre le solite cose, quindi ho iniziato adesso, sto pulendo la cucina anche se ho finito, devo solamente pulire il tavolo e l'isola. E niente, c'ho certi crampi di pancia che non immaginate. Oggi ho fatto tardi anche per andare a prendere Vincenzo, non potete capire. Vincenzo è a mamma. Oh, digli un po'. Ho fatto tardi tardi, è vero, era l'ultimo. Era rimasto solo lui, ma mi è venuto proprio un flash all'improvviso, perché il venerdì escono, dovrebbero uscire alle 1:10 e invece capita che escono all'1. Ragazzi, erano 1:15. Mi è venuto un flash all'improvviso, ho urlato. Oddio, ho fatto Giuseppe Maroni. Giuseppe stava sopra il divano, cioè ci vorrebbero veramente le telecamere dentro casa per farvi vedere, no? Giuseppe era sopra il divano e schizzato, papà. Madonna, che è successo? E io, Maroni, Giuseppe, sono 1:15, Vincenzo è già uscito. Comunque me la so fa... ma me lo so fatta a correre, ma non ce la facevo a correre più di tanto. Infatti facevo qualche corsetta e mi fermavo, facevo l'affanno, insomma. Sono arrivata a scuola e niente, l'ho preso. Poi il maestro mi aveva fatto già 3 chiamate. Io però avevo il telefono di là in camera da letto con il silenzioso Ti dai un perché... attimo il telefono tuo? Che ti fa? Non lo so, dammi un attimo il telefono. Non lo so dove sta sotto la TV. Avevo il telefono in camera perché stamattina ho girato il video delle, insomma, delle decorazioni, le ultime cose che ho comprato. E avevo messo il silenzioso perché ogni volta che giro un video per l'altro canale mi chiama qualcuno puntualmente. Quindi mi sono dimenticata poi di togliere il silenzioso. Vabbè, ragazzi, non so come è potuto capitare. Per fortuna che è successo all'ultimo dell'anno. Non lo so, ma mi sono proprio dimenticata, mi è venuto un flash all'1:15. Oddio, guarda, ve l'ho detto, Giuseppe è saltato da sopra il divano perché pensava che era successo qualcosa. Comunque, mo sono le 14:03, finisco di pulire la cucina e poi mi voglio mettere un po' sdraiata sopra il divano perché, vi ripeto, c'ho un mal di schiena esagerato e c'ho veramente l'infarmare le gambe, che poi ho pure corso pannappina. Panna pia Vincenzo veloce. Quindi ora finisco qua di sistemare la cucina e poi metto un pochino sopra al divano a riposarmi. Buonasera. Amore mio, che dici? Tutto bene? Abbiamo fatto un servizio. Io e Peppino. Siamo senza bambini, ma siamo venuti assieme a Sifamoro. Che dici? C'è il contratto. Mo ci ritiriamo, vuol dire ora torniamo a casa, andiamo a prendere un attimo i bambini della mia suocera. E poi c'è me da Maria. Piove. No. Andiamo a casa. Vabbè. È ancora rosso, perché suonano? Comunque siamo a nocera. E niente ragazzi, io non so che cavolo cucinare pure stasera, come tutte le sere, come tutti i pranzi, le cene e così via. Fammi chiudere che altrimenti piove dentro. Qua ripiove un'altra volta, stamattina, oh, sta facendo così da 2 giorni. La mattina un caldo pazzesco che praticamente si suda e il pomeriggio piove. E prima di scendere ho detto amore, levi i panni da fuori perché sennò si imbonano tutti quanti. A mangiare emozione, uomini ball. Già fatto verdi, eh? Fatto verdi, qua vanno di fretta, dobbiamo muovere. Non possiamo scendere dalla macchina, piove tantissimo. Vincenzo piange. Guardate com'è brutto, tiene 8 anni e piange. Cristian! Io vieni avanti. Ce la faremo ad uscire, non si sa. Guida mamma, guida! Vai, guida la macchinina! Guida mamma, vai, guida! Allora, stasera per cena vado a fare la pasta fredda. All'interno ci ho messo un po' di prosciutto cotto perché avevo l'affettato già aperto da un giorno. Quindi l'ho tagliato tutto così a cubettini piccolini. Ci ho messo quindi il prosciutto cotto, la mozzarella, ce ne ho messe due, una scatoletta di mais, le olive. E poi ci ho messo anche i broccoletti.
che lo stesso avevo riscaldato. E questo è tutto il condimento che andremo a mettere per la pasta fredda. Ti piace la pasta fredda? No, non rubare. Vuoi la, che vuoi? Il mais? L'oliva? E prendi l'oliva. Prendi, non l'hai presa. Bravo, adesso scendi dal tavolo. Vieni qua, vieni. Che c'è pure le scarpe. Ti ho detto levati le scarpe che... Oh, e mettiti le pantofoline. Su. Forza. E quindi per cena faccio la pasta fredda. Però non ho fatto né il riso né le farfalle. Di solito questi sono i due formati di pasta che faccio io. Non ho le farfalle, il riso mi è proprio passato di mente. E sono andata a fare i rigatoni. Mangiamo questo qua. E per secondo non ho proprio idea. I bastoncini di pesce, che faccio per secondo? Eh? Che tanto ieri la mortadella. No, il merluzzo no. Facciamo i bastoncini di pesce? Vabbè. Mi sembri un pazzo, mamma. Bello. Bello. Mamma, non sto troppo applicato. Oh, non sto troppo applicato. Ragazzi, questo è tutto il casino che hanno combinato i miei figli ora che siamo tornati a casa. Cioè, la Jacopo ha buttato i giochi dappertutto. Ha aperto lo zaino di Christian e ha buttato tutte le bottiglie per terra. Le scarpe di Vincenzo. Zaino, cioè io voglio far vedere il giubbotto di Vincenzo. E questa è la situazione, guardate qua. Guardate qua, questa è la situazione. O meglio sei tu. O meglio sei tu. Comunque ora aspetto che si cuoce la pasta, tanto è presto, sono le 18:29 ed oggi non ho ancora fatto il vlog, ancora non l'ho fatto perché poi siamo usciti, prima siamo andati a fare una commissione con Giuseppe, qua piove ancora, forse adesso si sta aprendo un pochino il cielo, e quindi vabbè, per secondo allora andata per i bastoncini di pesce. Guardate qua, i miei uomini hanno messo anche la tavola. Giuseppe stasera sta facendo Hitler, ha comandato i bambini a mettere, apparecchiare, gli ha detto di andarsi a mettere il pigiama. Ora si stanno mettendo tutti quanti il pigiama, io ho fatto la pasta fredda, avete visto? Ed ora Giuseppe l'ha finita, insomma l'ha girata, ci ha aggiunto la maionese, ha finito di fare le cose perché io sto facendo il vlog, siccome da oggi non ho avuto un attimo di tempo, infatti avete visto il vlog, l'ho iniziato già che era tardi. Vediamo! Oh! Stai facendo Hitler stasera? Hitler! De brosso, marito mio, guardate là. Guardate la moscassa, tutte cose. Amo, ma Jacopo pure sta di là. Guardate quanto è bravo. Io pure qua. Oh! Io sto facendo i vlog. Ciao! Mo li sarà pure a mangiare stasera. Mi sono bicchiarella, amo. Va bene. Amo, mamma, che mi facci vecchio. Me l'hai mangiato? Mi voglio dire che voglio un bicchierino da vicino. A mangiare! Oh, un bicchierino, mangia via vicino. Eh certo, faccio i toy boy devo prendere, i toy boy, lo sapete che cos'è il toy boy? Il ragazzo, no aspetta, il gioco ragazzo, insomma il ragazzo giovane. Amo, e tu ti prendi la toy girl. No aspetta, come si chiama? No, alla MILF è la donna più grande. A femmina non so come si chiama. Vabbè ragazzi, mo vado a mangiare, finisco un attimo di fare un altro pezzettino di vlog e poi andiamo a mangiare. T'ha messo il pigiama? Papà stasera va comandato, eh. Vabbè, finisco di fare il vlog. Eccola qua la pasta fredda. Io ci ho aggiunto giusto un altro po' di maionese. Che vuoi? Che devi fare là? La preghierina? La preghierina, Monella. Christian, tu hai iniziato a mangiare qualcosa? Che hai fatto tu? Che hai fatto tu? Caccone. Ma sempre quando si mangia. Che mangia pannolina, va più pannolina. Andiamo. Andiamo?
noi stiamo uscendo, sono le 9, io mi metto il giacchettino, quello là fino a quello qua, stiamo andando, amore chiudi un attimo tu, ce l'hai le chiavi? Stiamo andando a casa dei nostri amici perché è il compleanno del figlio del nostro amico. Quindi andiamo un attimo là, adesso. Aspetta, mo. Andiamo a chiudere le sigarette. Ma c'è Darwin, non era finito. Sì, ho preso. Che hai detto? C'è Darwin, non era finito. No, stasera finisce che fanno la statuetta là. E che cos'è sta statuetta? Che ne so, mamma, che si vince, boh. Quindi stiamo andando là. Ma andiamo con la macchina, che se piove. Oh vacco. Ehi, perché ti sei messo il cappello? Cioè, vuole il pendisole. Domani il nostro nonno ci porta il pendisole. No. I bimbi già corrono. Vince, che hai detto? Chi è? Vince, che hai detto? Chi è? Rinaldo. Le madonnine, guardate come sono carine. Ed ora saliamo. Amo, vieni qua. Amo. Ma noi a quest'ora non potevamo mangiare fuori le linee. Ah, capito? No. Sì, andiamo, è una somma, è una somma che non fa di che no. C'aveva la febbre mangiare la. Oh, quanto ne ha fatto questo? 15 anni. 20. Un marito, no? Che sta 15. Mi faccio 15 anni. Quindi talus. Per sentirsi un attimo più giovane. Ma chi è? No, le metta dritto. Guardatemi. Grazie a mamma, grazie a papà. Meggio no, ma stai a mamma. Non hai capito niente. Ehi, io. Ma sto mettendo un rinazzato da qua. Ma stai facendo? Tu ora ritorna a mamma. Ehi, mannaggia. Osvaldo, sono lì. Aspetta, la bottiglia. Ciao, Osvaldo. Ehi. Ciao, Osvaldo. Sì. Faccio di tu. Vediamo un attimo. No, più. Io faccio il video. Vai. Va a posto, taglia. C'è. No, piano. Balla, balla, Pio, vai. Pio, balla, non lo pensare il telefono. Com'era? Ho capito. Lei a balla, mamma. Oh!
Tu vai la papà, ya? Vai la papà! Lascia, metti così. Vincenzo, metti i piedi giù. Così. Tu, tocca. Tu abbracci. Mary! Vai qua, vai il figlio, vai! Vai, sarò! Però no, sta a posto, ti ha fatto con... Giacomo, io! Sì, sì, io! Ho un problema! Ti stia proprio... Vuoi mettere il suo modo? Se vuoi un po' di acqua, non so che faccio, perché mi dico... Vierina! No, voglio cacciare il fatto, ma non lo amore, no, lascialo, lascia il pesce. Tu a me voglia che finalmente sto sul divano. Fanno tutti quanti di là. Guardate stasera che cosa ho messo. Il pigiamino, perché in questi... sono convinta che era rialzato. In questi giorni l'ho sciacquato e ora l'ho messo. Ed è veramente, veramente carino. È corto, infatti ho le gambe da fuori. Però siccome i pigiamini che ho di cotone, tutti e due li ho messi a lavare. E quindi avevo solamente questo qua, pronto all'utilizzo, e ho messo questo. Infatti si vede che c'è la copertina addosso, perché fa freschetto un pochino, quindi ancora non si possono mettere i pigiamini corti. Eppure siamo a giugno, ragazzi, mamma mia. Comunque, vabbè, mi sono messa qua sul divano. Avevo caricato tanto bello, carino, il video su YouTube. E niente, l'ho dovuto ricancellare perché mi dava un pezzettino veramente di... 6 secondi segnalato per via del copyright, quindi l'ho dovuto rimodificare. Ora sta di nuovo caricando. Madonna, io sicuramente andrò a dormire. È passato mezzanotte e mezza, perché già ora sono mezzanotte meno un quarto. Quindi il tempo che si modifica, lo sto editando, poi lo devo caricare su YouTube. Insomma, ci vuole un po' di tempo. E niente, adesso siamo andati a casa dei nostri amici, che era il compleanno di Giuseppe. Ha fatto 11 anni e siamo stati un pochino là. E sì, siamo tornati che erano le 10:30, non tanto tardi, non tanto tardi, perché comunque domani Giuseppe non lavora, sta settimana l'ha fatta piena, è andato solamente lunedì, ma deve andare dalla sorella e porta anche Vincenzo, ha detto che si porta. E nel frattempo sto vedendo anche Ciao Darwin. E niente, vabbè, nel frattempo ancora ho preso anche la mia agendina, che volevo scrivere delle cose. E quindi vabbè, aspettiamo un po' di, insomma, passo un po' di tempo così e basta. Nel frattempo mi riposo un po' qua sopra il divano. Scusate sempre queste inquadrature molto fashion. Finalmente sono l'una, posso andare a dormire. Non perché, ve lo giuro, stavo davanti al computer e penso che si nota, i miei occhi facevano eupete. Aspetta che voglio posare un attimo la borsa. Ok, ho posato la borsa, non ci fanno caso, le mie pantofole fanno rumore quando il pavimento è pulito. Allora, questo lo mettiamo qua, anche il bavaglino, lo so che non mi vedete. Voglio vedere un attimo Giuseppe se sta ancora sveglio. No, sta dormendo. Si è addormentato. Io ora vado di nuovo in cucina. Ho posato un attimo il telefono, così mi levo pure la coperta, perché mi sono dimenticata di toglierla. E poi che volevo prendere? Boh, non mi ricordo. Comunque devo portare anche la maglia di là. Ok, ragazzi, io posso dire di chiudere qua questo vlog. Noi ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog. Queste sono le mie giornate, ragazzi. Se non vi piacciono, mi dispiace, però questa è la mia vera giornata. Se vi annoiano, se non vi piacciono, non posso mostrarvi altro, perché vi ripeto, questa è la nostra vera vita e io sono qui per portare la mia vera vita. Quindi se per qualcuno è noiosa, mi dispiace, però
Ripeto ancora di nuovo, è la mia vita, ne sono orgogliosa e veramente ne vado fiera, non facciamo nulla di che e viviamo normalmente come tantissimi tantissimi italiani, anzi c'è pure chi sta peggio di noi, quindi non ci lamentiamo e niente, vi mando un bacione grande 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 così grande così grande così grande e ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog, ciao!